È avvenuto in via Giustizia l'incidente stradale a Fano all'incrocio del cimitero, poco distante dal campus scolastico. Una moto nella quale a bordo c'era un uomo di 50 anni assieme al figlio di 8 si è scontrata contro un'auto condotta da un ragazzo di 19 anni. Lo scontro è stato laterale. La moto è finita a terra. Entrambi, papà e figlio, avevano fortunatamente il casco, ma sono comunque stati soccorsi dalle ambulanze del 118 che li hanno portati ad Ancona. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Fano. Altro incidente, invece, è quello avvenuto tra Mondolfo e San Costanzo. Un Alfa 147 che procedeva in direzione San Costanzo-Mondolfo si è scontrata contro gli aiuole e spartitraffico dell'incrocio di strada Mondolfo. La stessa si è fermata a diversa distanza dal luogo dell'incidente, perdendo anche una grossa quantità di olio sulla strada e con una ruota quasi staccata dal mezzo. Sul posto il 118, due mezzi di vigili del fuoco di Pesaro per mettere in sicurezza il veicolo e anche ripulire la zona dall'olio perso. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.